Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella vita, nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Libro di Cielo, volume 8, capitolo 1, 23 giugno 1907. Trovandomi nel solito mio stato, il benedetto Gesù non ci veniva ed io stavo pensando tra me quale fosse l'atto più bello ed accetto al nostro Signore che potesse più facilmente indurlo a farlo venire. Il dolore delle proprie colpe o la rassegnazione? In questo mentre, quando appena è venuto, e mi ha detto: Figlio, figlia, l'atto più bello e che più mi piace è l'abbandono nella mia volontà, ma tanto da non ricordarsi che esista più il proprio essere, ma è per essa tutto il divino volere. Sebbene il dolore delle proprie colpe è buono e lodevole, tuttavia non distrugge il proprio essere,
ma l'abbandonarsi del tutto nella mia volontà distrugge il proprio essere e riacquista l'essere divino. Quindi l'anima, con l'abbandonarsi nella mia volontà, mi dà più onore perché mi dà tutto quello che io posso esigere dalla creatura, venendo a riacquistare in me ciò che da me era uscito. E l'anima viene a riacquistare ciò che solo dovrebbe riacquistare, cioè riacquistando il Dio con tutti i beni che possiede lo stesso Dio. Solo che, fino a tanto che l'anima sta del tutto nella volontà di Dio, riacquista Dio. E come esce da dentro la mia volontà, così riacquista l'essere proprio, con tutti i mali della corrotta natura. Capitolo secondo, 25 giugno 1907. Questa mattina stavo pensando fra me stessa che mi sentivo come fermata, senza andare né avanti né indietro, e dicevo: Signore, io stessa non so dire quello che sento, ma del resto non mi affliggo, o sto indietro, o sto ferma o innanzi, purché sia nella tua volontà sto sempre bene. In qualunque punto e in qualunque modo ci possa stare, la tua volontà è sempre santa, ed io in qualunque modo ci starò sempre bene. In questo mentre, per poco, è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: Figlia mia, coraggio, non temere se ti senti fermata, ma tenta però che le tue fermate tu le faccia nella mia volontà, senza uscire affatto dal mio volere. Anch'io vi faccio le mie fermate, ma però dentro di un battere d'occhio vi faccio più di quello che non ho fatto per anni ed anni. Vedi, per il mondo pare che io stessi fermato, perché meritando di essere severamente castigato e io non facendolo, pare che io non stia in corso. Ma se prendo la verga in mano, vedrai come mi rifarò di tutte le fermate. Così, tu stando sempre nella mia volontà, se vedi che la mia volontà ti vuole fermata, fermati pure e godi della mia volontà. Se vedi che la mia volontà vuole che cammini, cammina pure. Ma cammina sempre nel mio volere. Perché camminando nella mia volontà, camminerai con me stesso e avrai la stessa volontà del mio cammino. Quindi stati sempre all'ordine della mia volontà, o fermata o in corso, e ci starai sempre bene. 1 luglio 1907. Stavo leggendo di una santa che pensava sempre alle proprie colpe e chiedeva a Dio dolore e perdono. Nel mio interno dicevo: Signore, che confronto diverso tra me e questa santa. Io che non penso ai peccati e questa che ci pensa sempre. Si vede che l'ho sbagliata. In un istante me lo sentii muovere nel mio interno e si fece come un lampo di luce nella mente e sentii dirmi: Sciocca, sciocca che sei, non vuoi capirlo? Quando mai la mia volontà ha prodotto peccati e imperfezioni? La mia volontà è sempre santa. E chi vive nella mia volontà resta già santificato e gode, si ciba e pensa a tutto ciò che la mia volontà contiene. Ed ancorché per il passato abbia commesso peccati, trovandosi nella bellezza, nella santità, nella immensità dei beni che contiene la mia volontà, dimentica il brutto del suo passato e si ricorda solo del presente, a meno che non uscisse dal mio volere. Allora, ritornando al proprio essere, non è meraviglia che ricordi peccati e miserie. Tieni bene a mente che nella mia volontà non ci possono entrare questi pensieri di peccati e di se stessa. E se l'anima si risente, significa che non è stabile e fissa dentro di me e vi fa delle uscite. Trovandomi poi nel solito mio stato, quando appena l'ho visto, mi ha detto: Figlia mia, la verità, per quanto è perseguitata, non si può fare a meno di non conoscere che è verità. E giunge il tempo che quella stessa verità perseguitata viene ad essere riconosciuta ed amata. In questi tristi tempi tutto è falsità e doppiezza, e per fare che la verità possa signoreggiare, l'uomo merita di essere battuto e distrutto. E questi colpi parte si ridaranno loro stessi e si distruggeranno a vicenda, altri verranno da me, specie per la Francia ci sarà grande mortalità da renderla quasi spopolata. Bene, oggi inizia l'ottavo capitolo, siamo nel 1907, quindi ci avviciniamo a quel momento, ecco, dei 46 anni di
di Luisa, molto molto fondante per lei, no? Mano a mano che proseguiamo. 46 anni li compì nel 1911, quindi. E vediamo come la bellezza di questi primi volumi è questo crescendo che Gesù gradualmente pone in essere, no? Intensificando sempre di più il suo parlare, diciamo così, esplicito della divina volontà e della vita in essa. Oggi comincia con l'atto fondamentale della vita nel divino volere, che è l'abbandono. L'abbandono nella divina volontà. Ecco, poi prosegue con delle considerazioni che speriamo di poter adeguatamente meditare, che sono lo stare fermi o il camminare nella divina volontà. E poi conclude con queste considerazioni davvero assai importanti da un punto di vista formativo, ovviamente da essere rettamente e correttamente interpretate, e soprattutto da non trarre da esse indebite conclusioni, ecco, che sarebbero sempre e comunque fuori luogo e del tutto inappropriate. Cominciamo, andiamo con ordine. L'abbandono nella divina volontà. Qui comincia già Luisa a porre un quesito, no? Quindi, cosa è gradito di più al Signore? Il dolore delle proprie colpe o la rassegnazione? Ecco, Gesù dice nell'uno o nell'altro, ma perché l'abbandono è più che la rassegnazione. E abbandonarsi alla divina volontà, ecco, qui bisogna ricorrere ad alcuni esempi classici dell'ascetica, no? Per esempio quello che faceva Sant'Ignazio di Loyola. Noi dobbiamo essere nei confronti della divina volontà, lui parafrasava queste considerazioni anche per spiegare l'obbedienza, ecco, esemplare, ecco, che i gesuiti hanno nei confronti dei superiori e che lui voleva insegnare ovviamente ai suoi discepoli. Lui diceva: l'obbedienza deve essere in questo modo, e quindi noi adesso lo pensiamo dell'abbandono alla divina volontà. Devi essere come un sacco nelle mani di chi lo porta, o se preferisci, usavo questa espressione un po' cruda, come un cadavere. Il cadavere per antonomasia è uno che ha le sembianze di un uomo, ma non essendoci più dentro l'anima, quindi non avendo più nessun tipo di soffio vitale, il cadavere gli può fare quello che gli pare, quello che vuole, può fargli qualunque cosa, senza nessuna reazione da parte sua. Ecco, vivere abbandonati nella divina volontà significa vivere questa disposizione interiore, di prendere tutto dalle mani di Dio e, come dire, senza turbarsi, senza alterarsi, senza porre resistenza, zero. Non vuol dire ovviamente non interagire, no? Perché noi interagiamo continuamente con la nostra vita e possiamo e dobbiamo interrogarci sul senso delle cose, farne oggetto di preghiera davanti al Signore. È chiaro che se c'è un problema, quello va affrontato, ma va affrontato anche questo nella divina volontà. Cioè l'umana volontà, tanto per fare un esempio, arriva un problema, una difficoltà, una situazione in cui bisogna intervenire. L'umana volontà prende puffete e istantaneamente comincia a reagire in maniera immediata, a prendere decisioni affrettate, precipitose, e quindi questa è l'umana volontà. L'umana volontà abbandonata alla divina volontà prende atto di quello che c'è questo problema, è successa questa cosa. Bene, la prima cosa è fiat, quindi calma, e si fa veramente come se niente fosse. La seconda cosa, appena possibile, ne farò oggetto di discernimento, di riflessione, di preghiera davanti al Signore, vedendo quello che il divin volere mi suggerisce per affrontare questo problema, questa situazione, questa difficoltà relazionale, ecco, qualunque cosa.
Quando questo si vive, è chiaro che si sta, perché un fatto il Signore te lo può, come dire, far capitare o permettere che accada per tanti motivi. Vuole dirti qualcosa, forse attraverso quel fatto. Vuole farti capire che c'è un problema, che c'è una situazione da affrontare. Vuole rivelarti un tuo difetto, cioè, d'accordo? Quindi attenzione a interpretare rettamente e correttamente queste cose, per questo che faccio sempre gli esempi, no? Essere abbandonati alla divina volontà non significa essere, e anche dici, ah, io devo fare il cadavere, devo fare il sacco di patate, quindi non devo fare niente, non si tratta di questo. È però un fatto profondamente interiore, noi questo qui, cioè, questo si vede. La reazione che tu hai dinanzi a qualunque cosa ti avviene deve essere assolutamente abbandonata, pacifica, calma, non c'è, ma dinanzi a qualunque cosa, se si è abbandonati. Solo l'anima che fa così distrugge il proprio essere e riacquista l'essere divino. Perché? Perché è in stato, cioè Dio può fare qualunque cosa, ti può dire qualunque cosa, e ti può correggere da qualunque situazione problematica, no? Stamattina ascoltavo l'omelia di ieri del Papa Santa Marta quando parlava dell'incontro col Signore. Il Signore dice, cioè, se ti incontrasse oggi, che cosa gli racconto? Cosa devo correggere? Cosa devo migliorare? Cosa devo cambiare? Cosa invece va bene e posso, come dire, fortificare, posso ringraziare il Signore e crescere ancora di più su questa cosa che va bene? E questo avviene soltanto in un'anima che sta in dialogo, in interazione continua con Dio e con la sua volontà. Se no uno vive, vegeta, va avanti come un treno, c'ha sempre le stesse cose, c'ha sempre gli stessi modi di fare, sempre gli stessi difetti, che anzi, se non sono affrontati, peggiorano con il corso del tempo, non cambia mai. Ecco che essere abbandonati alla divina volontà, che è un grandissimo atto, perché l'anima rinuncia veramente, completamente alla propria, e si lascia quindi modellare da Dio veramente come una come l'argilla nelle mani del vasaio, pasta molle, e questa è un'operazione che sembra da nulla, ma è la cosa più grande che si possa compiere. Gesù dice, solo questo distrugge l'essere divino. Tu ti puoi addolorare delle colpe commesse, sì, quando uno piange profondamente sui peccati commessi c'è una grande, come dire, conversione interiore, c'è un grande cambiamento, c'è una grande svolta di vita, una grande presa di distanza da comportamenti sbagliati, ma non fino a questo punto, dice Gesù. Se vuoi andare al top devi fare questo tipo di processo interiore. Ecco, poi attenzione al fermarsi e al camminare. E la divina volontà, il discorso che fa Gesù è questo. Sappi che la mia divina volontà può chiederti di fermarti o di camminare. L'importante è che tu faccia la divina volontà, cioè che non ti fermi quando c'è da camminare e non cammini quando c'è da fermarsi. Per questo ci vuole il discernimento. Attenta che le tue fermate tu le faccia nella mia volontà, senza uscire affatto dal mio volere. Cosa significano queste espressioni? Allora, numero uno, dobbiamo tenere presente una cosa, ecco, che la vita cristiana non è mai in senso stretto ferma. Ovviamente non intendo certamente contraddire Gesù, ma che significa questo? Significa che c'è un lavorio interiore dentro un'anima che vive in amicizia con Gesù, continuo, tale che ogni giorno si facciano sempre dei passi in avanti, sempre. C'è invece un modo di, come dire, di intendere, diciamo, in senso un pochino più ampio, lo stare fermo e il camminare, ecco, che dipende da tante cose. Questo ci capita anche nella nostra vita comune, no? Intraprendi un progetto, facciamo l'esempio più banale di questo mondo, non lo so, un'iniziativa lavorativa, una cosa di questo genere. Dopo un po' cominci a vedere che non è aria, e lo capisci da una serie di segni, di situazioni, insomma, ecco. Due possibilità:
Vado avanti comunque o mi fermo? Per esempio, no? Questo vale anche in vari ambiti della vita interiore e in vari ambiti della vita ecclesiale, i nostri cammini. Ecco. Occorre comprendere quando è bene parlare, quando è bene tacere, quando è bene camminare, quando è bene fare un passo indietro, quando è bene stare fermi per amore, per esempio, di carità, quindi, e quando invece è necessario muoversi, sempre per amore di carità. Ecco, la cosa fondamentale è che tutto sia fatto nella divina volontà. E come faccio a capirlo se stare fermo è divina volontà e muovermi è divina volontà? Ci abbiamo sempre la solita spia infallibile. Tu devi guardare, uno, alla pace del cuore e alla quiete interiore, perché la divina volontà si trova sempre qui, mai altrove, mai. Secondo, devi verificare il tasso d'amore, quindi se, come, quanto cresce anzitutto l'amore verso Gesù e verso Dio. Ma devi anche verificare se, come, quando lo stare fermo e il camminare accresce il tuo amore verso il prossimo e soprattutto costruisce un ambiente di carità e di amore. Questo sempre se uno vuole fare la divina volontà e non la propria, spesso e volentieri celata sotto parvenze di divina volontà, sulla base di qualche pretesto, ma che non ha con sé questi crismi, queste spie, questi stati d'animo, che sono il più grande discernimento. Cosa dice Gesù? Statti sempre all'ordine della mia volontà, o fermato in corso, ci starai sempre bene. C'è questa sorta di profondo benessere, oggi si parla tanto del benessere inteso in senso materiale, ma non è questo il più grande benessere, perché la gente oggi non sta bene, sta male, a vari livelli, a volte a livelli molto profondi. Le situazioni di malessere interiore, spesso e volentieri, purtroppo, degeneranti in stati patologici, che poi trattandosi di patologie non fisiche, per cui spesso e volentieri con qualche farmaco si esce fuori, con qualche intervento chirurgico, da situazioni di difficoltà fisico, ma quando entra in causa l'essere, l'io, chiamiamolo come si parla, l'anima, la psiche, diventa tutto quanto più complicato, perché sì, ci sono anche delle possibilità in certi casi farmacologiche, ma a quanto ne so, insomma, nella mia esperienza non certamente professionale in questo campo, no, ma limitata ed empirica, hanno una funzione più che altro palliativa. Le persone stanno male, stanno male, stanno male, stanno male e non sanno perché stanno male. Ma la risposta dello stare male è semplicemente, questa non è una risposta, come dire, che deve essere colpevolizzante, perché le persone non si rendono conto di questa cosa. Ma io posso fare questa equazione: sto male tanto quanto sto lontano dalla divina volontà. Questa è proprio un'equazione. Dietro questo c'è tutto quanto un discorso profondissimo che io in tante circostanze, anche in passato, ho approfondito nelle catechesi, cioè la comprensione di questo punto, a mio avviso, è l'unica cosa che può determinare una conversione profonda della persona. Cioè, se tu ti distacchi dalla divina volontà e quindi fai il male, quello che la Chiesa, sulla scorta della rivelazione, chiama peccato, tu fai male a te, tu ti autocondanni a stare male. Cioè, fare il male, peccare, non significa affatto, come ci illude il mondo, ah, se io farò un sacco di peccati mi godrò la vita e starò bene. Non è vero questo qui. Se tu fai certi peccati ci avrai una serie di piaceri effimeri, poco duraturi, con l'effetto droga, che più ce n'è, più ne vuoi, che ti stordiscono per qualche istante e poi ti lasciano nella morte. Questo ci avrai, questo ce l'hai, d'accordo? Cioè la dinamica del peccato è simile alla dinamica della tossicodipendenza, d'accordo? Cioè,
gli si fa una dose di eroina, io non l'ho mai fatta, ma raccontano queste cose qui, e va, capito, se sballa, dicono che uno sta in una situazione interiore di godimento, che ne so, psicologico, ripeto, non ho mai fatto cose di questo genere, ma non lo farebbero se non ci fosse una cosa di questo genere, no? Ecco, poi è passato l'effetto, devo rifarlo, e se non lo faccio, sto male, vado in crisi d'astinenza. Cioè, questa dinamica, chiaramente violenta nel caso di tossicodipendenze, non è molto dissimile dalla dinamica che si instaura nel cuore di una persona che è lontana da Dio e che quindi vive in quello che si chiama il peccato. Capite? Cioè, molta gente pensa che il peccato sia una come dire, un promemoria, cioè Dio ha il suo registro dove ci stanno i buoni e i cattivi, quelli che hanno fatto i bravi bambini, che sono obbedienti, e quelli che hanno fatto i cattivi bambini. Quindi, una visione proprio, che dire, infantile, però molto, è poco, no? Come se a Dio, cioè, a Dio sapete cosa gli importa? Cioè, sappiamo cosa gli importa dei nostri peccati. A Dio gli importa solo questo. Non ha la felicità di vederci felici, questo gli scritti ce lo dicono in continuazione, e deve vedere lo spettacolo di una creatura che potrebbe essere felicissima in lui, dannarsi e autocondannarsi ad una vita schifosa, terrena, con rischio pure di andare a vivere l'orrore eterno. E lui deve vedere questa cosa, ha tutte le possibilità di dare altro, ma se la creatura altro non vuole, non lo può fare perché non la violenta, ed ecco, è facilissimo. Quindi la prova più grande di questo è che quando una persona torna tra le braccia di Dio sta meglio, sta bene. Certo, purtroppo a volte ci sono delle situazioni di profonda, insomma, devastazione, che richiedono comunque del tempo, cicatrici che devono, cioè ferite che devono essere cicatrizzate, situazioni che devono essere riparate. La vita dell'uomo poi diventa complicata. In ogni caso, quando una persona torna sinceramente tra le braccia di Dio, sta bene, se ne accorge subito, sta più serena, si sente in pace, cioè ha un barlume di quello che è la vita in Dio, quantomeno questo. E questa è la spia più grande. Quindi, non muovendoci dalla divina volontà, noi facciamo il più grande regalo possibile che possiamo farci a noi. Perché la nostra vita sarà caratterizzata dal benessere. Se stai all'ordine della mia volontà, ci starai sempre bene tu. E certamente di riflesso starà anche bene Gesù, perché è contento di vedere i suoi figli contenti. Ecco, attenzione infine. La dimenticanza del peccato. Questo è ovvio, questo qui, ma da intendere rettamente, correttamente. Allora, peccati, non peccati. Allora, facciamo un pochino di esempi ancora. Se una persona sta sempre a pensare al proprio passato, sicuramente non sta nella divina volontà, 100%. Proprio passato distruttivo. Perché il nostro passato distruttivo, noi dobbiamo fare una unica cosa intelligente: lo prendiamo, lo guardiamo bene in faccia, lo portiamo a Gesù con una buona confessione generale e poi basta, e poi viene sepolto. Fare altro significa dubitare della misericordia di Gesù e che il sangue di Gesù ci abbia il potere di lavare tutte le tue colpe. Giudicarsi anche non va bene, noi non possiamo giudicare nemmeno noi stessi, perché tu non sai quando hai fatto quei disastri, cosa ti ha influito, l'educazione, l'ambiente, le circostanze. Non dobbiamo entrarci proprio in questa cosa qui, perché sbagliamo sempre, sia a colpevolizzarci troppo, sia a giustificarci di tutto, perché non è colpa mia, è colpa dei genitori, è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Noi dobbiamo, se non l'abbiamo mai fatto, portare certamente il nostro passato nelle mani della misericordia di Gesù e poi seppellirlo. Le cose di prima sono passate, dice San Paolo quando parla, ci sono in Cristo, è una creatura nuova. Le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuovo. Questo è uno dei tanti passaggi paolini che si può tranquillamente traslitterare alla vita nella divina volontà. Basta. E più tu entri nella divina volontà, più proprio il peccato, se ci stai, il peccato scompare. Cioè, Gesù dice una cosa molto semplice: scusa, la divina volontà può produrre peccati?
e ho in perfezione la divina volontà è l'emblema della perfezione assoluta. È chiaro che tu non puoi pensare, ah, io sto nella divina volontà, quindi non faccio più peccati e sono perfetto. Non c'è un'autorizzazione a dire questo. Cioè, d'accordo? Qui c'è un discorso, come dire, teorico, ma anche quando uno viene nella divina volontà non sta sempre a guardare tante cose, cioè c'è anche un'introspezione differente, si vedono altre cose, no? Per progredire, per crescere, dobbiamo sempre stare a controllare il tasso della nostra anima, chiederci se sto facendo o no la divina volontà e farci sensibili alla coscienza che si raffina sempre di più, che il Signore ti fa vedere anche un piccolo neo, una piccola imperfezione, quindi usare sempre meglio il sacramento della penitenza, che non è stato fatto soltanto per i peccati mortali, è stato fatto anche per i peccati veniali, è stato fatto anche per le imperfezioni volontarie e anche per le imperfezioni dipendenti dalle nostre miserie, che però man mano che uno vive proprio nella divina volontà, quindi a contatto con questa perfezione assoluta, se ne accorge, diventa sensibile anche alle piccolissime cose, non perché diventa scrupoloso, perché lo scrupolo è un difetto, o non va a fare la comunione perché, che ne so, ha sentito un moto di impazienza dinanzi a un difetto altrui e lo ha consentito, cioè, è follia questo qui, no? Ecco, però il discorso è questo qui, appena, cioè, se noi sentiamo, ricominciamo a pensare ai peccati, a pensare a noi stessi, a stare piegati su noi stessi, stiamo uscendo dalla divina volontà. Se l'anima risente di Gesù significa che non è stabile, fissa dentro di me, vi fa delle uscite. Chi vive nella divina volontà, d'accordo, si trova nella bellezza, nella santità, nell'immensità dei beni che contiene, sta applicando le proprie facoltà ad altro, pensa a Gesù, pensa al bene del prossimo, vuole le cose buone, d'accordo? E contempla le opere di Dio, cioè, capito? Quando una persona sta in altro che questo, deve crescere. Allora, legga un po' più gli scritti, conosca un pochino meglio, comprenda un po' meglio, chiami un po' di più la divina volontà, si metta un pochino più al sole, a prendersi un po' di sole divino, e, ecco, chiamandola la divina volontà come principio dei suoi atti, si mette un pochino in ascolto, ecco, e tante altre cose, però questo è così. La vita, se si comincia a vivere nella divina volontà, cioè il mondo del peccato crolla e non fa niente che in peccato siano stati commessi i peccati, perché il passato va, si dimentica il brutto del suo passato e si ricorda solo del presente. Quindi niente passato. Ecco, pensiamo al presente e al pensiero del passato non ha nessun giovamento, perché sul passato noi non possiamo farci niente, se non portarlo a Gesù, se abbiamo bisogno di alcune aree che devono essere sanate dalla sua misericordia. Dopodiché basta. Pensiamo al presente e al futuro, che sono le uniche cose su cui abbiamo potere e su cui giova lavorare, perché per la nostra santificazione, per la nostra felicità e per la gloria di Dio e per poter andare in paradiso, insomma. Il resto non occorre e non serve. Potremmo chiamarla nella divina volontà questa meditazione a Santa Vergine Maria, perché abbiamo contemplato l'atto di abbandono nella volontà di Dio, la necessità di camminare o di fermarsi nella divina volontà e infine la dimenticanza dei peccati e di noi stessi nella divina volontà. Ecco, sono cose davvero importanti.
molto belle e davvero importanti per la nostra vita interiore, che al termine di questa meditazione affidiamo alla tua intercessione perché diventino carne della nostra carne e vita della nostra vita, ringraziando come sempre per mezzo di te il Signore che si degna di portare luci tanto grandi nelle nostre povere anime. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.